La ringrazio, Presidente. Questo emendamento da noi non può essere accolto, non perché noi non vogliamo dare particolare attenzione alle persone che soffrono di SMA, ma io ho già spiegato quando hanno presentato l'ordine del giorno, non si può eticamente dedicarsi solamente ad una delle distrofie muscolari, una delle patologie neuromuscolari vegetative. Se noi includessimo la SMA e ci dimenticassimo di tutte le svariate altre, come le distrofie muscolari, le miopatie dei cingoli, tutte le altre tipi, gli altri tipi di malattie neuromuscolari degenerative, noi faremmo un grande torto a tutte quelle persone che soffrono di questa malattia. Certo, potremmo fare tutti quanti insieme una battaglia a livello nazionale perché anche queste vengano riconosciute nella stessa modalità della SLA. E anche la SLA che venga nuovamente riconosciuta anche a livello nazionale in un modo abbastanza importante, perché ricordiamolo, queste patologie vengono regolate a livello regionale, da una delibera regionale, vengono regolate a livello nazionale, non sono regolate a livello locale, anche se per noi comunque rientrano nelle disabilità gravissime. Quindi veramente io vi prego di capire l'importanza etica di queste malattie, l'importanza etica anche di non fare discriminazioni sulla pelle delle persone, perché sono tante le persone che soffrono di queste patologie. Non ci sono solamente quelli che soffrono di SLA, non ci sono solamente quelli che soffrono di SMA. Quindi noi riteniamo che tutti debbano avere lo stesso identico riconoscimento, la stessa identica importanza. Io mi scuso con i colleghi, anche oggi non sono in perfetta forma. Cercherò di evitare di intervenire quando i temi sono stati già affrontati precedentemente. Quindi noi su questo ordine del giorno noi voteremo no. Grazie Presidente. Questo emendamento, mi perdoni.